Ritornano i giovedì letterari a Felitto e noi siamo in compagnia del professore Raffaele Palumbo presso la palestra comunale di questa cittadina, perché questa sera qui si presenterà proprio il suo libro. Professore, questa sera a Felitto per parlare di turismo e ricettività. Sì, in effetti abbinato al libro che è Ospitalità Extraalberghiera, che parla in effetti è un manuale sia per chi vuole aprire che chi già gestisce una struttura ex alberghiera, diciamo delle indicazioni, perché c'è molta confusione innanzitutto tra quello professionale e quello occasionale sulla fiscalità, ma abbiamo anche cercato di abbinare un convegno sull'ospitalità ex alberghiera, l'opportunità di sviluppo locale, perché ci sono grandi potenzialità in questo tipo di ricettività, in modo particolare in questo periodo della pandemia. Professore, lei ha fatto tante ricerche accademiche sul tema, non è la prima volta che ne parla proprio qui a Felitto, come anche lei anticipava, questo è un pubblico ben attento a queste tematiche perché, come diceva, sono zone che si prestano appunto al turismo, alla ricettività. Sì, noi qui abbiamo fatto diversi corsi di formazione proprio perché l'amministrazione, sia quella precedente che quella attuale, è stata molto attenta a quello che è la formazione proprio degli operatori nelle strutture ricettive. Abbiamo fatto un corso proprio sui B&B, uno sull'accoglienza. Le ricerche che ho fatto prima con la storia del turismo, adesso con l'ospitalità, verificando diciamo dall'antica Grecia ai giorni nostri, quello che è stato proprio l'inizio la nascita delle strutture alberghiere in generale. Professore, possiamo svelare qual è l'elemento chiave per far svoltare il turismo in queste zone del Cilento? Allora, in questo momento i turismi che stanno andando per la maggiore sono i turismi sull'enogastronomia, sui borghi, che in effetti la fuga delle grandi città, abbiamo numeri che le città d'arte oggi non hanno più proprio per la pandemia. E invece cercano i turisti quello che diciamo è la natura, l'originalità, la storia, tutto quello che è il trascorso di piccoli centri, di piccoli borghi, legati poi ai prodotti tipici locali. E in queste aree del Cilento sicuramente lo faranno da padrone, proprio perché c'è di tutto, prodotti tipici, borghi, accoglienza in modo particolare. Sindaco di Felitto, Carmine Casella, sindaco, come sempre l'amministrazione comunale è pronta ad accogliere quelle che sono le iniziative culturali e in questo mese a Felitto ce ne saranno davvero tante. Noi siamo a uno dei tanti giovedì letterari, appunto. Sì, dicevi bene, a Felitto in questo periodo estivo, da fine luglio fino a tutto agosto, grazie all'Associazione Pasquale Oristanio, gestita dalla Presidente Rosi, ha organizzato queste serie di eventi culturali dove si può ammirare anche la mostra dei tanti artisti del nostro paese. E poi questa sera ringraziamo il professore Palumbo perché presenta il suo libro, un libro che è molto interessante, che parla di ospitalità che sul territorio serve per chi vuole intraprendere una nuova attività oppure vuole gestire meglio la sua attività. Poi il professore Palumbo oramai segue Felitto da anni, quindi si vede che ha l'amore per il nostro territorio e noi ci fa piacere averlo con noi quanto più possibile. Sindaco, anche un modo per sfruttare le strutture comunali di Felitto, tant'è che da questa sera la palestra comunale rimarrà aperta. Sì, resterà aperta sempre per fare visitare la mostra dei nostri artisti per tutto il mese di agosto. Poi ci sta Rosi, che giù nell'Osi di Remorina ha fatto, come fa anche qui all'ingresso, fa vedere tutti i prodotti della nostra terra. Da tempo l'Associazione Pasquale Oristanio di Felitto è attiva per valorizzare le eccellenze del territorio. Ne parliamo proprio con Rosi Di Stasi in occasione dei giovedì letterari, dove tra l'altro in questo bel salone di Felitto vediamo esposti tanti prodotti tipici.
Sì, in questa occasione abbiamo voluto portare anche un po' i nostri prodotti, i prodotti delle aziende di Felitto. Naturalmente c'è il Re, che è il nostro fusillo, e altri prodotti, farina, olio, salame. E così abbiamo detto, vediamo, mettiamo un po' in mostra i nostri prodotti. Tra l'altro questa sera si parla proprio di turismo qui a Felitto e di accoglienza e ricettività. Sì, è una cosa molto, la nostra associazione ha sostenuto tanto questa, il professore Palumbo, che fa parte anche del Touring Club, e quello che vogliamo fare è proprio di mettere un po' insieme sia le nostre gole del calore e poi il centro storico, ma la cosa importante sono proprio i nostri prodotti enogastronomici. E poi non manca di certo l'arte. In questa sala vediamo esposti tantissimi bei quadri. Brava, sì, è la prima volta che 5 artisti espongono insieme, e da questa sera la bella cosa è che da stasera questa palestra resterà aperta tutte le sere. E gli artisti fanno a turno. È stato soltanto, abbiamo detto, facciamo un'esposizione, ma adesso abbiamo detto è così bello, perché deve stare chiusa? E da stasera tutti i giorni dalle 5 alle 9 così resta aperta. Continuano i preparativi per la terza edizione del Festival Canoro Lusignolo d'Oro, che si svolgerà il prossimo 21 agosto nel suggestivo Giardino Capri, nel cuore del centro storico di Altavilla Silentina. Il concorso Canoro, ideato da Bruno Carbone, vanta una esclusività mondiale del tutto particolare. È infatti l'unico festival dove si canta su un palco costruito su un albero. La kermesse vedrà in gara le categorie ragazzi, giovani e senior. A presentare la serata sarà lo showman Jerry Cucino. I vincitori saranno decretati da una giuria di grande qualità, che vedrà come presidente Paolo Audino, una eccellenza nel panorama musicale italiano. Paolo Audino, infatti, è autore di brani come Brivido Felino di Mine Celentano, nonché di collaborazioni con Bocelli, Minghi, Barbarossa e Jalis. Completano la giuria i maestri Vincenzo Terrana ed Enza Puca e l'autore Pasquale La Rocca. Ospiti della serata saranno il fisarmonicista Gian Giacomo Buccella e le cantanti Emilia Fauci ed Elena Piro. Sarà presente anche la vincitrice della categoria senior della passata edizione, Rosa Pellegrino. Il sole asciuga 100 spighe di grano e bacia indifferentemente. L'11 agosto torna ad Albanella Botteghe d'Autore, uno dei più interessanti premi dedicati alla canzone d'autore in Italia. Quest'anno è giunto alla sua 15ª edizione. Con il patrocinio del Comune di Albanella, la nuova edizione del premio vede in gara come finalisti Chiara F., Chiara Blu, Chiara White, Daniele Mendoza, Davide Campisi, Jamila, Le Canzoni Giuste, Nove, Ottica Silurato Project, Sara Marini, Voria Nova. Ospite d'eccezione della serata, la scrittrice e critica musicale Laura Rizzo, che presenterà il proprio lavoro letterario Il cielo in una stanza, 1960, Paoli, Mina e una canzone rivoluzionaria, edito da GM Press. Successivamente ci sarà l'atteso concerto di Avincola, che nel 2010 vinse proprio il premio Botteghe d'Autore, e che nel febbraio scorso ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Goal. Anche per questa edizione ci sarà l'accesso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. L'evento si terrà, come la scorsa edizione, presso il centro sportivo Ludovico Lamberti. Quest'anno siamo arrivati alla 15ª edizione e avremo una serata straordinaria presso il centro sportivo Ludovico Lamberti di Albanella, con il concorso appunto per il premio Botteghe d'Autore, con 11 artisti in gara, e a seguire la presentazione del libro con Laura Rizzo dello straordinario brano di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, e poi l'atteso concerto di Avincola,
che già nel 2010 vinse Botteghe d'autore e che quest'anno è stato a Sanremo Giovane, quindi con grande piacere lo attendiamo ad Albanella quest'anno. Sarà assegnato il premio per la miglior canzone, il premio per il miglior testo, il premio per la migliore interpretazione e il premio per il miglior arrangiamento. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it. Radio MPA. Sindaco di Trentinara, Rosario Carione, inaugura questa sera a Trentinara la Terrazza degli Innamorati e l'ennesima opera che vediamo inaugurare appunto qui a Trentinara è il segno di una valorizzazione culturale e paesaggistica continua. Assolutamente sì, io penso che un piccolo centro come il nostro meriti e sia un atto dovuto riqualificare ogni area del paese. Oggi inauguriamo la Terrazza degli Innamorati, che è frutto di un percorso che con questa opera si chiude, ovvero la valorizzazione della leggenda della preda incatenata. Siamo partiti qualche anno fa con l'idea della Via dell'Amore, abbiamo creato un percorso d'amore. Abbiamo 2 anni fa installato la statua di Saul e Isabella e oggi chiudiamo questo ragionamento legato alla valorizzazione di questa leggenda, di questi luoghi, con la Terrazza degli Innamorati. Un luogo bello, semplice, riqualificato con risorse del parco e del comune. E devo dire che è una giornata di festa, insomma, consegnare un'opera pubblica alla comunità è sempre un momento bello, emozionante, che ci rende anche felici e orgogliosi del lavoro fatto, un lavoro sempre difficile ma che in questi momenti insomma, ti dà la gioia del lavoro, insomma, davvero immane che si fa quotidianamente. Ne sono davvero felice, ovviamente è un lavoro che va avanti da anni di riqualificazione dell'intero territorio, grazie a un lavoro importante di squadra, e voglio ringraziare i consiglieri, gli assessori, la mia squadra che davvero quotidianamente mi supportano e sopportano anche nel lavoro che è importante che stiamo facendo negli anni per Trentinara. È anche questo un sogno che diventa realtà e effettivamente sognare penso che non costi nulla. Noi siamo stati capaci in questi anni di sognare, ma di poi realizzare concretamente tante cose che abbiamo immaginato e sognato. E abbiamo voglia di continuare a sognare, continuare ad immaginare un paese sempre più bello, sempre più visitato dai turisti, con un paese dove i servizi si aggiungono quotidianamente per la comunità di Trentinara, ma anche per chi avremo l'onore di ospitare. Ed è il nostro lavoro che da anni facciamo, che vogliamo continuare a fare e vogliamo continuare appunto a sognare con la comunità di Trentinara un futuro migliore per questo paese e a creare prospettive di crescita e di sviluppo che passano anche attraverso il recupero di un piccolo luogo come quello di stasera, un luogo di degrado che diventa la Terrazza degli Innamorati.
Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e consigliere regionale, onorevole Tommaso Pellegrino, questa sera a Trentinara per l'inaugurazione della Terrazza degli Innamorati. La sua presenza qui è il segno di grande vicinanza a questo territorio. Ma grande vicinanza alla comunità di Trentinara, grande vicinanza ma soprattutto devo dire affetto e stima anche per il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, che in questi anni ha fatto un lavoro straordinario insieme alla sua amministrazione a dimostrazione che quando le cose si pensano e si sognano si possono anche realizzare, e qui ci sono tanti esempi che vanno in questa direzione. D'altra parte questa meravigliosa terrazza degli innamorati è una dimostrazione di come da un luogo degradato si possa realizzare invece una delle terrazze più belle del nostro territorio. Ormai Trentinara si caratterizza per il tema dell'amore, l'amore inteso come sentimento, l'amore inteso anche come ispirazione, fonte di ispirazione. Qui venire e guardare, avere un paesaggio così bello, io penso che noi possiamo, in un'epoca in cui parliamo tanto di social, tecnologia, siamo ognuno presi dai ritmi frenetici della vita, venire qui e guardare questo meraviglioso panorama significa anche avere dei sentimenti, e amore anche questo, così come l'amore è anche il rispetto. Qui abbiamo delle bellissime, delle meravigliose panchine rosse a dimostrazione del segno forte contro la violenza sulle donne, e chiaramente quando parliamo d'amore significa anche rispettare le persone che si amano, ma rispettare in genere tutte le persone. Ecco, questi sono i tanti messaggi che vengono un po' fuori da questa meravigliosa giornata, ma soprattutto da questa terrazza che io veramente invito tutti a vedere. Ormai Trentinara è un gioiellino nel nostro parco, si è appunto caratterizzato per questi luoghi meravigliosi, per questi paesaggi straordinari, ma le tante opere e i tanti servizi che sono stati creati e che continueranno a essere creati, io penso che possono sicuramente rappresentare una meta per i turisti, ma anche per i nostri ragazzi e per chi vive nel Parco Nazionale del Cilento Valle dell'Alburni, perché noi dobbiamo continuare a far capire a tutti che per amare un territorio, a proposito di amore appunto, bisogna innanzitutto conoscerlo. Allora cerchiamo di far conoscere ai nostri figli il territorio nel quale vivono, perché quello è esattamente il modo per farli difendere il territorio stesso. Le scale della Terrazza dell'Amore, illustrate magistralmente dall'artista Emilia Colangelo, che è qui con noi questa sera, come dicevamo, una rappresentazione veramente emblematica e suggestiva. Sì, allora queste sono delle scale che ho dipinto, cioè le ho dipinte io, ma è come in realtà se le avessi dipinte con tutta la squadra, perché c'è stato un vero lavoro di squadra ed è in realtà anche quello che abbiamo voluto dire, no? L'amore è per tutti, l'amore è inclusione, quindi per questo abbiamo usato, dico abbiamo perché abbiamo lavorato insieme anche se materialmente l'ho realizzato io. Abbiamo utilizzato tanti colori, abbiamo scelto l'albero della vita, abbiamo scelto di abbellirlo con dei cuori appunto per dargli ancora più vivacità, e lo facciamo accompagnare appunto da queste frasi che ci parlano del nostro territorio, dell'amore per il territorio e dell'amore per le persone. Non hanno padrone, l'ansietà da soli, nel bene o nel male, la condizione. Martino Luongo, vice sindaco di Ottati, anche quest'anno ritorna all'Ottati Ethno Music Festival, un festival che puntualmente viene organizzato con grande collaborazione tra i cittadini e tra le tante associazioni del territorio. Sì, anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà dovute sempre da questa pandemia, purtroppo, siamo riusciti ad organizzare la nona edizione dell'Ottati Ethno Music Festival. Quest'anno è stato un festival molto ricco, ci sono state molte band giovanili ed è stato arricchito da workshop che si sono realizzati di pomeriggio. Infatti oggi c'è stata una street band che ha girato le vie del paese e poi hanno fatto workshop sulle percussioni. In più tardi pomeriggio hanno allestito un villaggio globale dove, grazie all'impronta e all'associazione Radici Cultura, si sono realizzati degli aperitivi etnici. Questa sera c'è stata l'esibizione di due gruppi importanti, molto giovanili. Il primo è stato i Brema, un gruppo che viene da Macerata, che fa un genere rock folk.
poi si esibiranno i Crifiu. Poi domani sera i concerti inizieranno con i nostri amici di sempre, la compagnia D'altro Canto, e per finire il concertone di Roberto Billi, che è stato il cantante dei Ratti delle Sabine, un artista molto importante che viene da Roma. Per tutto questo dobbiamo assolutamente ringraziare gli sponsor che ci sono stati vicino, ma soprattutto tutte le associazioni, il Forum dei Giovani, la Proloco e la Polisportiva. Quando si atterra e non provi vergogna e l'orgoglio non sai più cos'è, resta in piedi anche se non ti sembra la parte più forte di te, quella che mi disarma e mi stende come un'alba di mille colombe o una foto ingiallita che tiene i ricordi per mano. Sindaco, un anno veramente particolare per Ottati, che rinasce con gli eventi estivi, perché nonostante tutto siete riusciti ad organizzare un calendario veramente ricco, e lo dimostra questa sera anche l'Ottati Ethno Music Festival. Assolutamente sì, dopo un anno difficile non potevamo alleviare le fatiche della comunità, le fatiche anche nostre del lavoro che abbiamo impiegato in questo anno, ripeto, essere difficile. Siamo riusciti a realizzare un cartello di eventi che spazia dalla musica alla cultura all'arte teatrale, insomma un bel calendario che ogni anno con l'Agosto Ottatese offriamo ai nostri cittadini. E l'Ottati Ethno Music Festival che stiamo vedendo proprio in queste sere si conferma un vero successo. Assolutamente sì, un evento a cui gli ottatesi sono affezionati, ma anche gli amici della Valle del Fasanella e del Calore. È un evento che non veniva fatto da qualche anno e che noi dall'avvento della nostra amministrazione abbiamo voluto riprendere, perché teniamo particolarmente, perché si innesca con il discorso dell'accoglienza, dell'integrazione a cui i cittadini di Ottati ci hanno dato prova di essere grandiosi, e perché questo evento si offre come musica, cultura, enogastronomia, interscambio culturale tra tradizioni e di costumi. Quindi tenevamo a questo evento e abbiamo realizzato nonostante le fatiche economiche e degli eventi accaduti. Un successo che lascia ben sperare anche per il futuro dell'Ottati Ethno Music Festival. Assolutamente sì. Tendiamo sempre a valorizzarlo, ad implementarlo con delle attività, con della musica sempre più di qualità. Quest'anno l'abbiamo affrontato con di fondi comunali, però ci candideremo sicuramente all'avviso della Regione Campania, sempre con l'Ottati Ethno Music Festival, come abbiamo fatto l'anno scorso, dove abbiamo portato a casa un ottimo risultato, un finanziamento di 45.500 euro, che ci ha permesso di ospitare cantanti di livello nazionale, esattamente come quest'anno, e che vogliamo sempre più incrementare. Vengo sulla pizza, più alta dell'infianza, e quando cadrò giù la gente griderà, ma il loro bel gigante sarà morto già, e mi risposti che tutti volevano rimasero solo nelle teste di chi lo circondava, dai bambini dissero che era solo una leggenda e che la gente a volte parla un po' vanvera. Ma allora di chi sono quelle impronte, mamma? Sono del gigante che non visse, non morì sulla terra. Gigante così piccolo, se non lo vuoi guardare, con la testa fra le nuvole al centro del temporale. Gigante è un aggettivo che non crede. Just stop with the time.